Buongiorno e benvenuti a questo primo incontro di approfondimento sulle carte Fedeloni. Io sono Giulia Gatti e lavoro presso la filiale di Milano di Fedeloni, fornendo un servizio di promozione e consulenza alle agenzie di pubblicità, ai grafici e ai designer, sia a Firenze che all'interno di studi grafici delle aziende. La mia funzione è replicata poi da altri 9 colleghi in tutta Italia che sono disponibili ad eventuali approfondimenti necessari per tutto ciò che verrà trattato in questo video, ma anche per fornire campionari, campioni e consulenza per un vostro progetto. Trovate tutti i riferimenti delle persone sul nostro sito federigonipapers.com. Oggi parliamo di carte bianche, avoriate e colorate. Nella gamma delle carte bianche e avoriate, generalmente è la carta che si sceglie principalmente per edizioni o per cataloghi. Le prime caratteristiche che si vanno a valutare per la scelta di una carta e di uno stampato sono sicuramente il grado di bianco e l'opacità della carta. Il grado di bianco è la capacità della carta di riflettere la luce, quindi indica indirettamente il suo grado di brillantezza. Più la carta ha un grado di bianco elevato, maggiore è la definizione di stampa che vado ad ottenere. Come possiamo vedere in un esempio di questo tipo, in cui abbiamo un'immagine stampata su una carta patinata lucida con un alto grado di riflettenza e quindi un'altra definizione dell'immagine stessa. Il grado però il grado di bianco, proprio per questa riflettenza della luce, dà un affaticamento nella lettura di testi. Quindi, qualora dovesse andare a stampare dei testi, la ricerca va fatta su una carta con un grado di bianco più basso. L'altra caratteristica che viene spesso presa in considerazione è l'opacità. L'opacità è una caratteristica fisica della carta di non far trasparire le immagini o i testi che sono stati stampati sul retro della carta o sulla pagina successiva. È data dalla caratteristica dell'impasto stesso della carta e ovviamente aumenta con la grammatura della carta. Quindi se voglio avere un'opacità maggiore, aumentando la grammatura della carta, ottengo questo effetto. Non è detto che quello che si voglia ottenere è sempre la massima definizione di stampa, ma spesso la carta che si va a scegliere è sia per trasmettere una brillantezza delle immagini, ma anche per trasmettere delle emozioni. Quindi si può andare magari a scapito di una carta brillante, ma che abbia un tatto e una consistenza diversa e permetta quindi una trasmissione di sensazioni e di calore dello stampato diversa. Le carte poi ovviamente si può scegliere tra carte patinate e carte naturali. La gamma di carte tra cui scegliere è veramente molto, ma molto ampia. Tenete conto che solo tra le carte patinate abbiamo più di una trentina di referenze. Si parte dalle carte patinate classiche, che possono avere una patinatura di tipo lucido, quindi gloss, ma anche satin o matte. Abbiamo poi all'interno delle carte patinate anche tutta la gamma di Splendolux che ricevono una patinatura con un particolare processo di cast coating. Sempre nelle patinate vengono considerate anche le carte stucco, che sono generalmente carte marcate con una patina superficiale, o anche la Xpair. Mentre tra le carte naturali, anche qua abbiamo una gamma molto ma molto ampia. Partendo però soltanto dalle carte naturali senza trattamento superficiale, senza una texture, diciamo, abbiamo una gamma anche qua molto ma molto ampia, che si differenzia sia per i toni di colore, le grammature e la consistenza superficiale. Solo ultimamente, infatti, abbiamo presentato una nuova gamma di carte bianche avoriate, soprattutto per il campo editoriale, che è la gamma di carte Arena, di cui potete vedere qua il campionario. E soltanto in questa gamma abbiamo 10 tipologie di carte diverse.
Infatti la gamma Arena si presenta con quattro toni di colore che vanno dall'Extra White, White, Natural e Ivory, in cui ci sono però anche superfici diverse sia al tatto, quindi diciamo che tutte quante questi quattro colori hanno una superficie smooth, una superficie rough, quindi già più ruvida, e una superficie bulk nei toni più caldi, quindi nell'avorio e nel natural, mentre il white e l'extra white hanno soltanto le superfici smooth e rough. Questa tipologia di carte con questo spessore, questa ruvidità diversa, devono essere anche valutate per lo spessore stesso che hanno, e per quello che si può poi ottenere come volume una volta stampato. A questo proposito, passerei la parola a Marta Franceschi per un approfondimento sulla mano della carta e il suo spessore. Grazie Giulia. Come accennavi, Arena è disponibile in tre versioni diverse per spessore e per umidità: la versione smooth liscia, la versione rough ruvida e la versione bulk spessorata. Mentre sul tema delle finiture approfondiremo poi nel secondo appuntamento con i nostri paper break, Arena è in realtà un esempio molto interessante anche per questioni legate alla tinta. Abbiamo infatti l'extra white dal grado di bianco freddo, quindi tendente al blu, la tinta white dal grado di bianco caldo, quindi dalla nuance rossa, e la natural, così chiamata perché non contiene sbiancanti ottici. Infine abbiamo l'ivory, in cui abbiamo introdotto un avorio dal gusto un po' più contemporaneo rispetto alle nostre carte avoriate tradizionali. Gli sbiancanti ottici sono degli additivi fluorescenti che aiutano a percepire la carta come meno gialla, convertendo la componente ultravioletta invisibile della luce in componente invisibile blu, che sono molto vicine. La componente blu compensa la componente gialla, facendo percepire la carta come più bianca e appunto meno gialla. La carta inoltre sembra autoilluminarsi dal retro, quindi viene percepita ancora come più bianca. Questo è molto evidente dalle fotografie che vi mostriamo. Il bianco che vediamo dunque su Arena Natural è quello dato dalle componenti fibrose e non fibrose dell'impasto, senza assolutamente illusioni ottiche. L'effetto introdotto dagli sbiancanti sulla carta è molto rilevante quando si sceglie una carta per un progetto, perché andrà ad influenzare proprio in virtù di questo effetto di autoilluminazione dal retro, il nostro stampato e la percezione dell'immagine. Un altro fatto interessante a proposito di Arena è che la versione bulk, quindi quella spessurata, esiste solo nei colori Natural e Ivory. Questo perché la componente che conferisce lo spessore extra alla carta è nient'altro che il legno, cioè non proprio il legno, ma una componente dell'impasto detta pasta legno, o tecnicamente pasta chemica emulsionica, in cui la lignina non è stata completamente rimossa. La lignina è la componente proteica del legno, quindi quella che conferisce struttura ai fusti degli alberi, per capirsi, ed è di colore giallo. La colorazione gialla, quindi della lignina, ci impedisce di ottenere carta dal punto di bianco molto spinto, come ad esempio quello di Arena White e di Arena Extra White. Ecco perché la versione bulk esiste soltanto nelle tinte, meno bianche. Tutte le nostre carte bianche e avoriate hanno una gamma di grammature che va dai 70 grammi ai 700 grammi, tutte stampabili con le principali tecniche di stampa sul mercato, principalmente offset, ma anche nobilitandole, possono essere nobilitate con l'utilizzo di tecniche particolari, quali il nastro a caldo, la stampa serigrafica, piuttosto che lo sbalzo a secco. La scelta della carta ovviamente non è mai semplice e, come abbiamo visto già, la differenza tra patinate e naturali porta a delle indecisioni notevoli, al punto che Federighoni ha creato dei compromessi, ovvero una patinata spessorata, nel caso in cui si vuole un'alta definizione di stampa, ma anche una consistenza più da carta naturale, e una naturale con una patina superficiale, una leggera patina superficiale, che è l'expert, in cui abbiamo un tatto di carta naturale, ma una resa di stampa molto ma molto più brillante. Questi compromessi sono stati poi molto apprezzati dal mercato,
avendone avuto riscontro dai numerosi volumi che sono stati stampati su queste due carte. Diciamo che soprattutto la X-Pair, che è una carta naturale con un trattamento superficiale, è nata una decina di anni fa con un tono di bianco solamente, che era l'extra white, ed è stata integrata recentemente con un bianco più caldo, un white. Diciamo che inizialmente la gamma era composta solo da un bianco più freddo, che rispondeva poi alle esigenze del mercato di una decina di anni fa, mentre attualmente la ricerca è sempre più verso superfici più calde, più naturali, e quindi all'extra white già esistente è stato affiancato anche il white. Queste carte, appunto, sono carte che fanno un po' da compromesso tra la patinata e le naturali. Vorrei farvi vedere un paio di lavori realizzati con queste carte, in cui si riesce a vedere come la scelta della carta ha valorizzato notevolmente questi stampati. Il primo è African Faces, che è una raffinata edizione in cui è stata utilizzata la Symbol Tatami White da 170 grammi, che ha permesso di ottenere dei fondi neri molto uniformi e al contempo anche una definizione delle maschere molto elevata e essendo poi una 170 grammi spessorata, si vede anche come il volume ha assunto anche un'importante corposità. Il secondo lavoro che volevo farvi vedere invece riguarda il premio di architettura toscana, in cui è stata scelta la carta X-Pair Premium White, sia per la copertina che per gli interni. All'interno di questo catalogo ci sono sia delle foto del museo, che quindi sono state rese con un dettaglio di stampa molto ben definito, ma la X-Pair si è anche prestata molto bene alla stampa dei fondi neri e alla stampa dei testi, mantenendo comunque, come dicevamo prima, un tatto molto naturale e molto piacevole. Nella stampa di cataloghi, di fine art e di varie realizzazioni che si possono realizzare, un'altra carta che viene spesso usata per dare valore o intermezzo all'interno di varie sezioni di un catalogo, può essere la carta pergamenata o le cosiddette GSK. In questo caso abbiamo delle carte che, a differenza di avere un'opacità, come avevamo detto precedentemente, che non permettano la trasparenza di quello che vedo sotto, qua proprio la loro caratteristica è quella di essere trasparenti. Sono carte molto raffinate, che si creano grazie a un processo di produzione con dei cilindri particolari che sono detti cilindri olandesi, e questa sua trasparenza permette di essere utilizzata per o delle sovracoperte, quindi avere dei giochi di questo genere, che mi permettono anche di suddividere quello che ho sotto oppure di creare dei dettagli a quello che voglio far vedere maggiormente. Questi effetti estetici di trasparenza vengono abbastanza richieste per valorizzare lo stampato. Un'altra famiglia interessante, soprattutto ultimamente presente sul mercato, è la gamma Free Life. Nella gamma Free Life abbiamo una serie di carte e cartoncini che rispondono maggiormente, rispetto anche alle altre carte, a un discorso ecologico. Infatti, pur avendo una interessante gamma di bianchi avoriati, quindi utilizzabili tranquillamente nell'editoria, abbiamo anche carte che però hanno una percentuale di riciclo che varia tra il 40 e il 100%, oltre all'utilizzo in alcune carte nell'impasto di piante a rigenerazione annuale, come la canapa. Questa gamma Free Life, appunto, che può essere interessante per l'editoria, diciamo che all'interno della gamma Free Life abbiamo anche la Symbol Free Life, in cui abbiamo modificato l'impasto recentemente, portando la percentuale di riciclo dal 25 al 40%. La Free Life, che appunto può essere considerata anche una buona gamma di carte per l'editoria,
È stata anche utilizzata con degli effetti abbastanza sorprendenti anche nel packaging. Vi vorrei far vedere queste immagini di questo progetto che si chiama Absolution Cosmetici, in cui è stata usata una Freelite Vellum White da 260 grammi per la realizzazione di questi packaging cosmetici, in cui si è giocato soltanto con il colore bianco della carta, andando a stampare con dei toni neri e creando degli interessanti contrasti tra sia i testi che queste linee nere, e quindi un packaging molto identificativo e particolare. Tra l'altro, la stessa carta è stata utilizzata poi per ampliare il coordinato, andando a stampare anche le brochure e delle cartoline, sempre con la stessa carta. Un'ultima carta di cui vi volevo segnalare l'esistenza è la nostra ultima, una delle ultime nate, soprattutto come tecnologia innovativa, che è la Touch Class. La Touch Class è una carta che ha un particolare impasto che la rende resistente al grasso. Quindi la caratteristica non è quella di avere una patina superficiale, ma di avere un impasto particolare che lo rende grasso resistente e idrorepellente. Proprio per questo motivo deve essere poi stampata in digitale. Continuiamo con le carte colorate. La caratteristica principale di queste carte è quella di avere una colorazione nell'impasto. La distinzione, ovviamente, tra di carte colorate è tra le carte colorate in impasto o colorate in massa o quelle colorate in superficie. Le carte colorate in superficie hanno un effetto di colore spesso, quindi il colore da una parte e il bianco dall'altra. A volte vengono colorate anche sulla parte bianca, su entrambe le facciate, ma rimane l'inestetica comunque riga bianca. In più, è una carta che rimane anche più fragile nel momento in cui vado a lavorarla, sia in piega che in fusellatura, in quanto mi si può screpolare e far vedere comunque il supporto che non è colorato in pasta. Il colorato in pasta invece ovviamente ha nell'impasto suo il colorante, il pigmento, che fa sì di avere una carta uguale su entrambe le facciate, ma soprattutto poi all'interno. Questo mi permette di avere un tono e una carta, diciamo, comunque più resistente e con delle performance migliori a livello anche tecnico. La scelta del colore avviene spesso per identificare anche una linea di prodotti o un brand. E sono tantissimi i colori che vengono associati proprio a una linea di prodotti, cioè proprio questo abbinamento. Ovviamente la scelta del colore, la texture della carta che andrò ad utilizzare non è semplice e sicuramente mi darà anche delle implicazioni a livello di stampa, in quanto non posso pensare di andare a stampare soprattutto colori intensi con una offset tradizionale, ma a quel punto devo pensare a tecniche di stampa più particolari, come può essere un nastro a caldo piuttosto che una serigrafia. Quindi il bello però poi di identificare un colore proprio è quello di ridurre al minimo la stampa, magari soltanto con il logo, con appunto una tecnica di stampa di nobilitazione più alta. Sono tanti gli esempi in cui un marchio identificato appunto con un colore oppure un brand, una linea di prodotti. Possiamo vedere un paio di esempi di packaging in cui nel primo abbiamo una linea dei prodotti Acqua di Parma, la collezione Barbiere, in cui è stato scelto per tutto il packaging questo marrone scuro, che è stato declinato quindi sia su scatole singole che su confezioni multiple. Un'altra scelta che ha fatto Amedei, una linea di cioccolato, ha scelto come colore proprio questo pompelmo della linea Nettuno e ha differenziato poi all'interno dei vari prodotti, ha differenziato i vari prodotti usando dei coperchi rivestiti con colori diversi.
Questo è il valore aggiunto che può dare una carta colorata. Per ottenere la colorazione della carta si usano nell'impasto stesso della carta dei pigmenti o dei coloranti. Questi fanno parte della ricetta della carta stessa e verrà poi utilizzata la stessa ricetta per replicare la produzione della carta nel tempo, garantendo una costanza nel tono di colore tra le varie produzioni. I pigmenti e i coloranti che si utilizzano negli impasti delle nostre carte sono tutti senza l'utilizzo di metalli pesanti, quindi possono essere marchiati, diciamo, con il logo Heavy Metal Absence. Questa eliminazione di questi metalli pesanti ha creato in passato qualche problema di resistenza nel tempo del colore. Ma con l'utilizzo dei pigmenti di nuova generazione, questa cosa è stata superata. Per un approfondimento di pigmenti e coloranti, passo nuovamente la parola a Marta Franceschi. Sì, ogni carta ha la sua vera e propria ricetta che viene utilizzata ad ogni produzione in cartiera. I coloranti impiegati in ciascuna ricetta variano a seconda dell'utilizzo del prodotto e delle proprietà che si desidera quindi ottenere e sono di due categorie principali: i pigmenti, che sono componenti solide che si inseriscono tra le fibre e conferiscono maggiore resistenza alla luce ma minore resistenza allo sfregamento, in quanto appunto sono delle vere e proprie particelle che possono essere grattate via. E poi ci sono i coloranti in forma liquida, che invece quelli colorano direttamente le fibre e assicurano una maggiore resistenza allo sfregamento, perché appunto non possono essere tirate via, ma a volte minore resistenza alla luce, in quanto sono componenti chimiche preparate. Questo ha portato soprattutto in passato a una minore resistenza del colore alla luce, ma poi con i pigmenti e i coloranti di nuova generazione, diciamo che questo è stato superato. Il compito dei nostri specialisti di cartiera, che formulano le ricette dei prodotti, è quello appunto di trovare il miglior mix possibile tra questi due tipi di coloranti, in modo da creare una carta che sia sì del colore desiderato, ma che abbia anche le performance volute in base all'utilizzo finale, che potrebbe prevedere, per esempio, nel caso del packaging, l'esposizione prolungata alla luce, come nel caso di scatole che stanno su degli scaffali a lungo, oppure resistenza agli sfregamenti nel caso di, per esempio, shopping bags che vengano a contatto con il prodotto e anche col vestito del consumatore. Continuiamo a parlare di carte colorate. Anche le carte più classiche che troviamo nei bianchi avoriati, come le carte marcate, acquerello e tintoretto, hanno il corrispettivo nella gamma colorata, con la gamma Nettuno e Tintoretto Sion. Sempre tra le marcate abbiamo anche la gamma Free Life Merida, in cui c'è tutta una serie di colori molto intensi, con tutte le grammature disponibili dai 150 ai 300, dai 110 ai 350 grammi. Questo permette sicuramente un'ampia scelta di supporti marcati che si vanno ad affiancare ai diversi tipologie di liscio che abbiamo. Abbiamo sicuramente la gamma più conosciuta delle carte colorate, che è la Serio Color, con una serie di colori molto di tendenza e intensi che vanno dagli 80 ai 700 grammi. La Serio Color è affiancata anche dalla Serio Pearl, che ha tutta la gamma di pearlescenti con in questo caso di questo tipo, e la gamma Ispira, che sono quelle carte con un trattamento superficiale molto vellutato. Anche qua la gamma colori è questa. E tutti i colori vanno da grammature basse utilizzabili come rivestimento a grammature alte per il packaging. Sia nella gamma Ispira che nella gamma Serio Pearl abbiamo avuto l'accortezza di fare le grammature più basse con un trattamento di mica o di trattamento superficiale monofacciale. Questo per permettere una facilitazione nell'utilizzo come rivestimento di scatole. Tra le gambe, tra i vari colori che abbiamo, sicuramente merita un capitolo a parte il discorso dei neri. Diciamo che la scelta di una carta nera,
così come abbiamo visto tra i bianchi, permette la possibilità di diversi supporti. La scelta del nero avviene spessissimo nel campo della moda e nella cosmetica come una scelta di un elemento comunque di eleganza. Quindi si è sempre andati alla ricerca di un nero molto intenso e diciamo che il nero più intenso della nostra gamma è sicuramente il Sirio Ultra Black, in cui anche qua andiamo con da grammature basse a grammature molto alte, e la bellezza di questo nero, che è uno degli ultimi usciti, è che non ha nell'impasto il carbon black. Diciamo che il carbon black è una sostanza che veniva messa nell'impasto delle carte nere in passato, ma che creava dei problemi nel momento in cui si va a nobilitare la carta con l'utilizzo del nastro a caldo, in quanto può ossidare il nastro caldo. Come potete vedere dalle immagini, abbiamo messo a confronto l'applicazione di un nastro a caldo su una carta con carbon black, e quindi si può notare l'ossidazione dello stesso, mentre in quello laterale, ecco, è una Sirio Ultra Black in cui questo non avviene. La ricerca, appunto, come abbiamo visto già nelle carte bianche, anche nelle carte colorate, è quella di avere dei supporti sempre più materici, sempre più che diano anche una trasmissione di tatto e un senso di naturalezza della carta stessa. Infatti, è proprio per questo motivo che noi abbiamo sviluppato recentemente la nuova gamma dei Sirio Color Rough. Questa è una gamma di 11 colori, alcuni dei quali già esistenti nella gamma Sirio e alcuni invece sono nuovi. La gamma Rough, appunto, si affianca alla gamma Standard con una gamma che ha tre grammature disponibili, il 110, il 2,10 e il 3,50. Sono le tre grammature più indicate per il packaging, quindi dall'allestimento allo shopper e alla confezione. Quindi una carta che si presta proprio a questo. In questo caso, anche qua abbiamo rifatto il nero, abbiamo un Sirio Black Rough e un Sirio Black, ed in entrambi i casi non è stato messo il carbon black, quindi possono essere tranquillamente utilizzati anche con il nastro caldo. Nella ricerca di queste carte così materiche, diciamo la Sirio Rough è una delle ultime nate, ma abbiamo già da diversi tempo, tra le nostre possibilità di scelta, la carta materica, in cui abbiamo una selezione di 10 colori con grammature che vanno dai 120 ai 350 grammi. Sono colori molto naturali che richiamano proprio il mondo ecologico. Sono carte spesso rate, quindi a parità di grammatura c'è una consistenza maggiore. Infatti, proprio per questo, il 360 grammi che era stato fatto inizialmente come grammatura massima è stato poi anche affiancato da un 250 che permette già tranquillamente un utilizzo per una copertina abbastanza rigida. L'altra gamma, sempre di carte con un bel tatto, è un richiamo alla naturalezza e vanto della carta, è la Savile Row. In questa gamma abbiamo 5 colori più il bianco che si contraddistinguono per la notevole eleganza. E tra l'altro con un impasto anche molto particolare perché ha all'interno dell'impasto un 20% di cotone e un 20% di fibre di riciclo, quindi hanno anche un tatto molto particolare. Questa è proprio la tendenza della ricerca del mercato sulle carte colorate. L'abbinamento di una carta colorata anche ad altri materiali, scegliendo il colore giusto, permette di ottenere degli effetti veramente molto eleganti. Lo possiamo vedere in questa realizzazione di Etro, in cui due carte naturali, la Matelka Verdigris e la Tintoretto Sinon Cari, sono state abbinate al tessuto, creando degli effetti veramente di notevole eleganza. Lo stesso, un'altra gamma
di carte che vengono spesso utilizzate per il packaging, soprattutto per il rivestimento, è la gamma del Imiclean, che è una carta in grammatura unica da 125 grammi con un trattamento antimpronta superficiale. Questa sua caratteristica permette di essere utilizzata come rivestimento per quei cartonati molto, molto rigidi, quindi si parte da un cartonato e lo si va a rivestire con una carta che ha una durata nel tempo veramente notevole. Noi abbiamo utilizzato per questo cofanetto la Imiclean Flat, che poi è stata stampata con la stampa offset tradizionale. Questo è l'utilizzo standard generalmente dell'Imiclean e quello per cui è nata. Nulla vieta però ovviamente anche di utilizzarla da sola e quindi lo possiamo vedere per esempio in questo esempio di packaging in cui l'Imiclean è stato utilizzato non come rivestimento ma come una carta da avvolgimento per dei prodotti di gastronomia di alto livello. Direi che abbiamo terminato con una panoramica molto veloce su tutte le nostre carte bianche, avoriate e colorate, tralasciando per il momento il discorso della texture della carta che verrà ripreso prossimamente. Spero questo video sia stato di vostro gradimento. E vi prego di non esitare a contattarci per qualsiasi approfondimento e soprattutto tenerci in considerazione come partner per lo sviluppo dei vostri progetti. Grazie per l'attenzione.